grande Carmelo Bene, intitolata dalla compagnia Mura di Flamenco Andaluso, I Capricci di Carmelo Bene, perché stasera andremo proprio a parlare di Capricci, film che insomma si onora di avere 50 anni ormai di storia, del grande autore, come sapete attore, come sapete regista, salentino, e che tra l'altro è insomma, il suo 17° anniversario della sua scomparsa, insomma. È molto, molto bello perché questa sera abbiamo un intervento straordinario di un amico, ci sono diversi amici qui che lo conoscevano, ma avremo una diretta telefonica esclusiva con quello che fu il pittore, il maestro, scenografo, collaboratore e interprete del film Capricci, ovvero Tonino Caputo, e avremo una diretta telefonica, quindi questo ci onora sicuramente. Ci sono altri due amici qui che sono venuti, che è Bruno Putignano, di cui avremo anche il libro qui, un libro, se ce lo vuoi far vedere Max, ci aiuti, è un film sulla storia di Carmelo Bene, sulla sua vita, e quindi questa sera anche sulla sua vita letteraria ovviamente, e sono le ultime copie rimaste, c'è un'ora di questo bel volume, sono solo 20 euro, quindi se qualcuno di voi alla fine della serata vuole acquistarlo, insomma, ci può fare anche la dedica perché si trova proprio qui in seconda fila. Grazie. Grazie a voi, ci vorrebbe. E prima della diretta voglio dirvi qualcosa in più su Tonino Caputo, perché non tutti lo conoscono, magari più sì, i meno no, però è sempre buono dire qualcosa. Dunque, lui nel 1952 è a Roma, dove si iscrive alla facoltà di architettura, risale nel 1956 la sua prima collettiva, iniziando così la sua ricerca quinquennale nel campo dell'informale, e nel 1958 partecipa a una collettiva romana insieme a Mimmo Rotella, Carla Accardi, Corrado Calli, Gian Domenico Gnoli, Gastone Novelli, e conosce e stringe rapporti d'amicizia con Piero Manzoni. Dal 63 al 65 lo troviamo attivo a Parigi, e partecipa alla Nona Quadriennale di Roma. Dal 66 al 68 inizia l'attività di scenografo, cominciando con il teatro e il cinema accanto a Carmelo Bene, di cui sarà amico e suo stretto collaboratore. Molto importanti sono le sue scenografie, infatti sarà scenografo in Nostra Signora dei Turchi e in Capricci e tutte le locandine degli spettacoli teatrali di Bene di questo periodo. E sarà un po' ovunque nel mondo, non leggo tutto perché sarebbe anche noioso ascoltare, però sicuramente una personalità da ascoltare a voce come faremo tra poco, sarà insomma per i suoi scorci urbani anche e desolati, questo pittore, scenografo e collaboratore di Bene, in particolar modo da Fortunato Bellonzi viene definito il nuovo metafisico, quindi questo è tutto dire. Adesso Davide, io farei partire la diretta telefonica con Tonino Caputo e prego un attimino di venire qui al professor Max Mura, perché siccome lo conosce di persona vorrei che interagisse anche lui, quindi lo salutiamo insieme e poi gli facciamo qualche domanda su questo film. Voglio dire che un po' tutte le opere di Bene sono controverse, le opere di Bene non sono cose capibili, ma sono certamente geniali, bisogna entrarci dentro, bisogna entrare nella profondità di Carmelo Bene. Qualcuno l'ha definito insensato, qualcuno l'ha definito demenziale, qualcuno l'ha definito un genio pazzo, qualcuno un illuminato, d'altronde una persona sicuramente che ha delle zone d'ombra, ma secondo me sono state più le zone di luce che le zone d'ombra di Carmelo Bene. Poi ovviamente la discussione aperta, perché Carmelo Bene è questo, una discussione aperta che non è mai forse finita da che l'abbiamo conosciuto, però una cosa è certa, Carmelo Bene è tanto invidiato, il nostro territorio sicuramente lo vanta e dall'esterno e soprattutto dalla Francia, insomma parecchi si sono innamorati dei suoi lavori, quindi credo no, che non sia un caso. Bene, se possiamo andare, Davide, grazie. Buonasera maestro Tonino Caputo, un applauso da parte di tutti noi che siamo nella tipografia del commercio a Lecce e con la compagnia Mura di Flamenco Andaluso.
Io sono Lara Carrozzo, buonasera, però c'è una persona qui che la conosce molto bene e c'è anche il professor Maurizio Nocera con noi questa sera, e Antonio Massari, il suo amico, e diversi amici che lo conoscono e che vogliono salutare. Le passo il professor Max Mura che vuole farle qualche domanda. Caro maestro, grazie innanzitutto, come stai? Grazie di essere con noi anche. Grazie, maestro, avanti con i miei anni. Comunque qua ci sono i tuoi coetanei, cari grandi maestri come te. C'è, se ti dice qualcosa il nome, Antonio Massari, e tra poco ti dirà c'è un abbraccio. Ricambia, aspetta, facciamo ricambiare direttamente il saluto dal maestro Antonio Massari. Ricambio un abbraccio, Danilo, spero di vederti presto. Io non mi muovo più, sono quasi sempre a casa. Se tu invece ti muovi, ma ti devo alzare. Anche lui vuole muovere. Allora direi che dobbiamo fare appello, maestro Tonino, allo spirito, perché il corpo ad un certo punto ci abbandona, quindi è meglio, diciamo, parlare con l'anima questa sera, magari, e con la parola. Andiamo in giro per il mondo ancora, va bene? D'accordo, ha detto che andranno ancora in giro insieme. Sì, infatti sì, speriamo. Ecco. Allora, caro maestro, sono 50 anni da Capricci. Ci puoi dire qualcosa, la gestazione, in retroscena, perché avete fatto con Carmelo Capricci la tua scenografia? Io ho visto la scena incredibile del tuo studio a Roma di pittore con questi quadri di Morandi. Di De Chirico, no? Questi pseudo Morandi, pseudo De Chirico sfasciati, la lotta, tu ecco, questo giovane barbuto che eri con Carmelo, e poi questi anziani croci. La differenza è che adesso i capelli sono bianchi, mentre allora non eri. Ah, ecco, questa è la differenza. E non è da poco, però, non è una differenza da poco. Sì. Ah, ecco, infatti. Sulla scenografia del film, maestro, che cosa ci dice? Come si è trovato a essere collaboratore di Carmelo Bene? Ma no, io no, una cosa sempre di amicizia e di collaborazione, d'accordo? Perché io praticamente dalla fotografia non ci ho mai guadagnato una lira, d'accordo? Per cui un collaboratore così sui generi. Cioè io la fotografia stava da me, eccetera. E sparita, quando però c'era, facciamo il film innanzitutto con il nostro ministro, mi hanno mandato il tiro. Poi un bel giorno, dopo tanti anni, di stare a casa, siamo qui messi. Dice, dobbiamo fare il film su Arthur Fersham. E dico, Paolo, no, mi sei venuto di quel pittore. Io sono sempre fortunato nella vita, ho detto, anche in Italia, anche nel film da dove vai il pittore, d'accordo? Ah, eccezionale, quindi erano cose improvvise, attacchi momentanei che venivano al genio e lei doveva in qualche modo stargli dietro, giusto? Sì, cosa? Dico, erano attacchi improvvisi di genialità e lei doveva seguirlo, giusto? Ah, ecco, ok. Carmelo era un personaggio a suo modo. Quindi, c'è una cosa, per esempio, una cosa che ho sempre, mi sento convinto con Ferrani e Cerni, stiamo facendo tanti collegamenti per Carmelo. Mi piacerebbe tanto che si facesse un collegamento per Vittorio Pagano o per Rina Durante. Sì, e ci sono in corso pubblicazioni, maestro. Sì. Scusa, se ti interrompo. Sì. Perché insomma, e non mettiamoci, non se ne devono leggere quella fare di Vittorio, di Vittorio. Vedi che tutta la è inserita completamente da quella contumace. Assolutamente sì, guardi, sfonda delle porte aperte perché Vittorio Pagano, ci sono in corso dei lavori culturali sia nell'università che fuori, che non, da cui non ci si può esimere come è stato per gli altri autori locali. Scusa, ragazzi, c'è un diritto di base, non si
Francesco Pezzani, che se l'artista francese non viene accettato da che fuori niente, non è eccetera, e allora lo considera uno normale, e non una persona che ha aperto la sua ricerca, non si dimenticare che presenti anche di Comi, di Macri, di Spagnoletti, eccetera, e il suo presidente, il suo presidente francese, erano poesie, perché lui dice che va bene, va bene. Allora scusi perché si sente a tratti, voglio dire una cosa, anche per quanto riguarda Rina Durante. Rina Durante, Melendugnese Doc, ultra ormai riconosciuta, Melendugno stesso, in opera insomma di. Sono riconoscenti molto, lo so, il percorso è lungo. Che Rina è quella che abbia portato il cinema. Ci vuole più cinema adesso, d'accordo? Certo. Esatto. Tutti gli altri, abbiamo preso, siamo tutti dopo. Sì, è vero, concordo. E io vorrei che si celebrassero anche i meno noti dei nostri compagni. Lo faremo, lo faremo. Non già parte e parte dei libri in abbondanza. Parliamo di della cultura, cioè. Che è stato delle basi ideali del barocco o del Settecento, eccetera. Questo io citavo, che almeno è importantissimo, nessuno lo mette in dubbio, però vorrei che ci fossero anche nella vita lutroviene. Faremo così perché il percorso è quello, le passo un attimo al professor Max. Sì, caro maestro, io ti ho preparato una domanda specifica sul questo straordinario film, parola usata da Carmelo, straordinario, un film di rottura anticonformista contro l'arte istituzionale. Allora, fu apprezzato dai francesi, no? Al Festival di Cannes, invece Visconti, il grande regista Ludovico Visconti, non lo apprezzò, no? Ecco, ci fu questa controversia tra francesi e italiani, ecco, poi anche queste trame, queste musiche scordinate con le trame, il cimitero delle auto, le auto incendiate, questi anziani decrepiti, no? C'è queste trame che si intrecciano, che significato volevate dare insieme a Carmelo? Ecco, questo ci interessa. E poi appunto la questione tra francesi e italiani sul film. I vari, io sono che ho detto che sono fuori, d'accordo, ma voi che siete rimasti sempre lì e che avete avuto in contatto continuo, dovreste avere proprio farvi un obbligo di ricordarli. Questo è il fatto. Non so come dire, perché queste cose invece mi deludi questa volta, certamente, d'accordo? Però siamo qua stasera gli unici a ricordare in tutta la Puglia, col patrocinio della Regione Puglia, a ricordare Capricci. C'è questo film che perché si parla sempre di Capricci. Capricci è un film di tanti anni fa, nacque da uno studente, una vecchia tragedia settecentesca, Aldo Febbrica, che però lui unì con Manon. Sì. Ma non è stata rappresentata all'attuale teatro, come si chiama quello scrittore, è stato intitolato a quello scrittore a Bruxelles, va bene ancora? Sì, un grande scrittore, e allora si chiama Marocchino. E lì presentò la sua compagnia, ma tutte le persone che compagnano la compagnia, per Manon, e precedette Arde, che poi invece l'ultimo spettacolo che viene fatto al teatro per me lo bene, esatto, e poi volta l'ultima cantina, perché praticamente da quell'anno in poi io sono stato un Trump, non da leggere, ma dall'Italia proprio. Ecco, poi dopo maestro qua c'è Maurizio Nocera, vi siete salutati prima, no? Ciao Tonino, ricordati di ciao Maurizio, bello, come stai? Bene, la pasta fagioli ti aspetta. Che bello, Antonio, guarda. Sì, Antonio, Anna, sì, ci sono. Ascolta, la pasta fagioli ti aspetta. E chi? La pasta fagioli ti aspetta. Tonino, sta messo.
Invece del tanto parlare, ora di nuovo molto meno di prima, ovviamente. Va bene, ti aspettiamo a Lecce, ti passo. Va bene, quello che farò, d'accordo, sì. Mi raccomando, una bella. Non ti preoccupare. Buoni. Maestro Tonino, prima di salutarla, è una cosa bella. Prima di salutarla, una cosa bella. Max Mura le ha dedicato questa sera, c'è una dedica musicale all'omaggio a Paul Cézanne, che è proprio per lei, quindi facciamo un applauso all'omaggio, alla dedica del maestro Antonio Caputo, e la salutiamo alla prossima, prestissimo, sicuramente per parlare di altri autori salentini che non sono stati rivalutati. Esatto, forse se avviene per pochi mesi mi troverai ancora attaccato su questa terra. Un anno, quell'età che ho, non ve lo posso garantire. Maestro, se no verremo a trovarla nell'altra, non si preoccupi. Va bene, ti vuole salutare. Ciao maestro Tonino, e sei stato con Irma Palazzo, Cosimo Cinieri, dagli Scolopi, e ti dedico omaggio a Paul Cézanne, che penso è un pittore che ti piace. No? Ciao, buona serata. Ciao, buonasera. Allora, senza dire nulla, esecuzione esclusiva di omaggio a Paul Cézanne da parte del chitarrista e compositore Max Mura. Grazie. Viva. Vai. Thank you.
ricordi, 19 gennaio con la chitarra classica. Insomma, chi mi conosce, chitarrista di flamenco classico, ho voluto sperimentare che una musica ovviamente contemporanea, classica, anche pop, ho voluto provarla per la prima volta in pubblico con la chitarra. E noi accettiamo l'esperimento. Allora passiamo alla chitarra classica, sì, che sicuramente la conosciamo meglio, però verrà accompagnata da un mio reading, perché addirittura si è permesso non solo di professore di fare dei film, no, Carmelo Bene, alla grande anche, ma di scrivere sui suoi film, e quindi noi dobbiamo in qualche modo portare, no, al pubblico, far capire in che modo lui parlava di se stesso, come si concepiva, in che modo vogliamo farlo sentire al pubblico. Aspettiamo che Max sistemi la chitarra. Intanto c'è qualche pagina, ma saremo veloci, sei tranquillo, intanto sistemiamo. Intanto voglio sapere una cosa, tu come l'hai percepito questo Carmelo Bene? Poi ci continuerai a parlare, come autore, per te cosa ha rappresentato? Io non avrei mai avuto la possibilità di avvicinarmi a Carmelo se non fosse stato per Antonio Vassari. Carmelo lo incontravo all'aeroporto di Brindisi, ma guardate, quando Carmelo Bene andava, si muoveva, o quando stava a Otranto, oppure quando io l'ho visto alcune volte nell'aeroporto di Brindisi, e, diciamo, era come se avesse attorno a sé un'aura che impediva a chi che sia di avvicinarsi, sempre vestito di nero, capelli ovviamente tinti, manerissimi, e lui si muoveva come, diciamo, con un passo felpato. Noi avevamo fatto delle battaglie anche contro l'idea di dargli la laurea honoris causa all'Università di Lecce con Antonio Verdi, però lì quest'uomo che qui stasera vedete lì seduto, Antonio Vassari, è il perno di tutta questa storia. Attenzione, Tonino ha ragione quando dice: mi raccomando, pensate, Carmelo è importante, ma vedete che cosa c'è attorno a Carmelo. E io quindi sono uno di quei fortunati che Carmelo lo ha potuto avvicinare, non nel senso di potergli stringere la mano, perché Antonio ha scritto una delle cose più belle su Carmelo, cioè quella sera a Otranto, quando Carmelo fece la lezione d'Antis, la lezione su Dante, ci avvicinammo io e lui e vedemmo Carmelo scendere giù dal palco con le mani avanti, e lui disse questa espressione: Antonio, sono le mani di un morto. Poi abbiamo pensato, abbiamo lavorato, tenete conto che questo fece a settembre del 2001 Carmelo, nel marzo del 2002 muore, cioè aveva già addosso 200 tumori, così ci ha detto almeno la sua oncologa. E quindi lo vedemmo, cioè, ma lui fece questa espressione che a me è rimasta proprio indelebile nella mente: le mani di Carmelo sono fondamentali, bisognerà fare uno studio. C'è un fotografo di Claudio, mi pare si chiama Claudio, non mi ricordo, Longo. Lui ha fatto uno studio sulle mani di Carmelo, quando Carmelo ebbe le chiavi della città di Campi Salentina. E quelle mani sono fondamentali. Su Capriccio intervengo dopo magari. Mi hai chiesto che cosa sì. Ivano di possedere qui. Grazie. O meglio, fai sedere la ragazza. E tu stati in piedi. No, cioè, non so benissimo. Sì. Ivan, cioè, se no io non siedo. No, se non si siede tu io non siedo. Allora, grazie. Ok, adesso proseguiamo un attimo con il reading e poi lascerò parlare un altro po' il professor Nocera, però introdurre, diciamo, il film. Adesso vi ho fatto una domanda giusto sull'autore, accompagnata da Danza orientale di Max Mura. Grazie dello spazio, molto gentile. Thank you.
Capricci è il mélange di due mie revisioni teatrali, la Manon de Ducrier, Suicida, e l'Ardenne au Faible Shame di Anonimo Elisabettiano. La società che lo produce è la B&B di Carmelo Bene, Jacques Brunet e Gianni Barcelloni. Gli esterni li giriamo sul raccordo anulare allo svincolo per Napoli, trasformato via via in un cimitero d'automobili e a campo dei fiori gli interni della casa cinquecentesca del pittore leccese Tonino Caputo, che collaborò alla scenografia e sostenne la parte del pittore. Capricci è un film delirante, intenzionalmente sgradevole, non stando in cielo né in terra, brutto a vedersi, senza infingimenti, nudo, crudo, disgraziato. Approfitta del forfè di Masini per degradare la fotografia, umiliarla a livello degli altri materiali. È il doppiaggio del tutto arbitrario, trattato senza l'ausilio del visivo dell'ergastolano Contini. Curai un montaggio sommamente musicale. Se devo frequentare il montaggio filmico, penso piuttosto a Borges, Joyce, Kafka, a Giochino Rossini. Bene, proiezione del film a Cannes. Dopo 20 minuti, Luchino Visconti si alza e se ne va, seguito in massa da tutta la sua corte. Queste cose io le ho già fatte in ossessione, dice Luchino. Rilascia malgustoso ai giornalisti. Luchino prese un gracchio da quell'aristocratico marxiano che era. Evocando ossessione si riferiva evidentemente a una certa convenzione del melodramma. Ed era andato un po' via di cervello, perché in Capricci il melodramma è sempre giocato in asincrono e non assolve mai la sua funzione istituzionale. L'ho adottato io, per primo, questo uso fuorviante della musica operistica. L'ho visto in seguito scopiazzato da Coppola e dagli americani. Tutto è stecca musicale in Capricci, calze, i veli, le pose, le trame, le bevute, e il nulla assoluto ascoltato come la fosse musica, il nulla nell'arte, nella vita, nell'amore, nella passione, in tutto. E chi non ha amato Capricci e non ha capito niente di mio cinema, niente di me, e qualcuno considera Capricci la mia cosa migliore, e quelli di Daniele impazziscono. Io lo considero inferiore al Salomè. I pochi che l'hanno capito, ma anche i pochi che l'hanno visto. Il film è sparito quasi subito dalla circolazione, a differenza degli altri non è quasi mai emerso. Un cast molto promiscuo, vecchi caratteristi e giovanissime attrici, tra cui Anne Wiazmeski. La sua scena la girammo nel cimitero da auto. Non pretese alcun compenso, per il resto una sfilza di arzigli e sdentati non algeriani, uno tipitonto, truccato come l'originale della birra Moretti, i baffoni tali e quali, il terno boccale in mano che farmeticava in barese: non essere geloso, vieni a Londra con me, e senza ammiccare nulla di surreale, tutto risultava assolutamente inattendibile. Il vecchio Davoli era Arden, ma ignorava d'esserlo, e a pranzo con i suoi amiconi decrepiti, la tavola coperta da una tovaglia a scacchi, i lumi, i piatti vuoti, le pagine sulla cucina di Bart scodellate dalla mia voce fuori campo, e c'era Franco Gulà, il nonnetto etilico dei western. Gli altri due erano addobbati con pellicce sintetiche da via Sannio, gattacci spellacchiati, intasati di pidocchi, tutti circondati e blanditi da ragazze giovanissime, una minorenne serviva pietanze nuda e l'altra accompagnata dalla musica del dottor Zhivago, quella cazzata sentimentaloide. Il treno dell'emigrante Davoli era il cesso di casa. Il vecchio se ne stava seduto sulla tazza, al suo fianco la valigia tenuta con lo spago, faceva solitari, giocava a carte. Carta puttana! Diceva cose inverosimili.
c'erano queste pause, queste brande dove i vegliardi giacevano comatosi con la bava alla bocca e dove si sdraiavano anche le ragazze caste impure, seminude, quasi tutte minorenni, ma non facevano nulla di impuro. Capricci! Così era improponibile che non venne vietato nemmeno ai minori di 14 anni. Potevano stare tranquille le fanciulle, anche se i vecchi le palpavano più non posso, con la scusa del set, un set da Goya, trasferito in blocco a Cannes, con tutti i suoi bidocchi e le sue dentiere. Un altro posava da crocifisso schiodato, fissato a uno sgabello cinto da una pezzola, una mutanda pisciata addosso, le braccia spalancate, non potevo uscire dalla casa senza il mio permesso e sequenza ultimata, e c'era un infernale puzzo di piscio e queste fanciulle discinte e il brutto insieme nello stesso spazio. Manicomiale. Davoli leggeva il giornale alla rovescia. Un giorno esultò: signor Carmelo, ha vinto Pasolini! Pierpaolo ha vinto! Si trattava del motociclista Pasolini e sembravano tanti decrepiti goliardi rientrati dalla pausa mensa. Un giorno capitò il cesso, che era anche la sala trucco, quella della Moretti, e si era tirato su con la mano il cappottone verdastro e con l'altra reggeva il boccale di birra, il culo tutto fuori, un culo enorme, rotondo, roseo, e si stava facendo truccare le chiappe e gli chiesi se alla sua età non provasse vergogna e lui mi ha detto che oggi dobbiamo girare l'esterno culo a Campo dei Fiori. Un applauso al chitarrista. Perché continuando con danza orientale, dicevo che di questo si trattava. Ce l'ho facendo vedere. Ok. Di questo si trattava. Altro che scavalcamenti di campo. Lì era tutto lo smontaggio di cervello. Multai il trucco e il truccatore, il vecchio, tutti, non se ne poteva davvero più. Un set di centenari non è facile. Chi doveva morire non moriva mai, o moriva in continuazione. E c'era questo vezzo di cambiare sempre postura e l'agonia si prolungava ad libitum sul set. E nel giro di 2 anni morirono poi tutti, stavolta davvero. E diventammo pazzi a star loro dietro. Per doppiare Giovanni Davoli, padre di Netto, bisognava trasferire il microstampa fonemi inenarrabili. Sor Giovanni dica A. E lui diceva A. Poi dica M. E lui con la gengiva spianata mugolava M. E io sto pianto per articolare finalmente amore. Amore, sì. Un giorno svenne il direttore della produzione. Rinvenuto esalò tutto il suo disagio somatizzato nel tempo. Il vecchissimo Bellucci gli aveva chiesto al telefono come dovesse vestire per il doppiaggio, se dovesse portare l'ombrellaccio nero utilizzato in ripresa. Bordo, Bendanti era un ormone, butterato, truccato da malavitosa western, il bracciato a mezzo tronco, l'uomo senza gambe né braccia, ma con tante di cinturone e 4 revolver. Giancarlo Fusto, vestito da barone tedesco in taglia e bombetta, Piero Vida, molto bravo, era il poliziotto e pedinava lentamente la promenade di questi 3 criminali e piangeva. E Fusco gli diceva al suo complice: travestiti! Il tramonto, bambina mia, il tramonto non è aneddotica, Se per un capello non uscì di senno, il
ignoranti gazzettieri hanno creduto di vedere nel mio cimitero d'auto la citazione del Weekend di Godard, da lì deducendo una mia critica alla società industriale, sprovveduti. Non mi sono mai occupato di siffatte cronachistiche facezie, né mi ha mai interessato l'erotismo, capricci esattamente il contrario, fissare morbosamente l'obiettivo su quanto si dispone già nell'anticamera, il frigidaire, il mortuario, in quanto tale visione. Torno! E le scene al cimitero d'auto erano tutte molto 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 estemporanee e si trattava di accumulare disastri. Le macchine sprecciavano una sopra l'altra prima di schiantarsi. Guidavo anch'io qualche volta, esibendomi da stuntman anche se non avevo la patente. Da Cannes via Parigi, Carmelo Bele vola a New York. Ingaggiato dal regista Piero Zuffi per recitare la parte del gangster bilidesco in Corporvente, un film sulla mafia, nella sceneggiatura c'è anche la firma disdicevole di Ennio Flaiano. Era la parte di un killer. Poche pose, il tempo di morire in fretta, crivellato all'interno di una cabina telefonica Berk Avenue, da migliaia di proiettili, fu, senza volerlo, una piccola strage verista. La schegge impazzita del finto vetro si conficcarono addosso ai curiosi che mi raccavano nei paraggi, ferendoli anche gravemente, e mi servivano un po' di milioni per ritornare qualche falla, e girai 2 giorni su 40, trascorrendo il maggior tempo a spasso per New York, all'hotel San Moritz, che mi avevano messa a disposizione zona Central Park, e frequentavo sì Metropolitan, il Lincoln Center, le rosse Roseville, Long Island, in cui si davano certe maste mascherate che piacciono tanto agli americani, e incontravo spesso Anna Moffo, bellissima. Fu in uno di questi party che mi presentarono Ruggero Orlando, simpatia a prima vista, e mi invitò a sua diretta con Italia. Era un alticcio come sempre, faceva delle contorsioni da spastico molto avventurose e si rotolava sul pavimento, quello che da casa la gente non vedeva erano i miracoli acrobatici del cameraman, e per riprenderlo e restituirlo a un video come fosse in una posa normale, da orizzontale a verticale. Fu la tua prima e unica volta a New York, Carmelo? Una metropoli necropoli, le cariatidi del 40° piano, i fiumi infernali dei riscaldamenti sotterranei, il delirio multietnico, straordinaria. Quando tornai a Parigi mi parve di sbarcare in Borgogna, più strizzito del village, dove era pericolosissimo avventurarsi in certe ore, ma passeggiavo anche ad Harlem, avevo dei passepartout ovunque, un tal serpe in odore di mafia mi aveva messo a disposizione una limousine con un autista siciliano di Brooklyn, incorporato, ed ebbi frequenti contatti con le avanguardie culturali newyorkesi. Barney Rossere, direttore di una rivista molto importante, non ricordo il nome, costretto a chiudere quando scoppiò il Watergate, riuscì a vedergli Capricci e Nostra Signora, esibendogli le sue foto di scena, eh. E Rossere chiamò il suo agente che lo convinse alla bontà dell'operazione, e quanto di meglio in passato a Cannes disse, e quanto da Parigi rientrai a Roma, l'effetto fu ancora più deprimente, una borgata sorda e provinciale. I critici italiani, pur riconoscendo la straordinarietà a Capricci, ruminavano un po' di rancore, perché i francesi si erano appropriati della mia persona. A Parigi non potevo girare per le strade, la gente qualunque mi fermava, mi chiudeva di autografi, e Jacques Prévert si prese una passionaccia per il mio cinema e volle conoscermi, sì, il mio primo amour fu con i francesi, mi sale a quegli anni. Loro amano il cinema a differenza di me, e che lo detesto, soprattutto il mio, salvo quella rare sequenze, insomma, e comunque Capricci ebbe l'attentato a tutto ciò che è istituzionale, ricattatorio, c'è nel visivo. E concludendo vi dico che ero un ragazzo molto energico, con una carica nervosa di cui ho fatto io per primo le spese. Giocavo a carte con gli attori, a braccio di ferro con i camionisti, devo istruzioni tecniche, le luci, dei suoni, ho sempre giocato con tutti i ruoli, scenografo, attore, regista, costumista, ho frequentato nel cinema e nel teatro, la socialità mi è ferata, sempre dominandola, e ma è strano,
molto strano, più la gente avevo intorno e più coltivavo la mia solitudine. Così anche nei sette affollatissimi di capricci ho sempre attraversato i corpi senza vederli, ero di qua e di là in nessun luogo, parlavo che chissà quale bocca e o di chi, andavo ubriaco sui ponti dei teatri di posa, anche 14 metri senza corrimano, ripensando e depensando, bucavo le resse degli uomini e gli oggetti, niente e nessuno è mai consistito davanti a me, altro che contatto umano e compiacimenti del genere. Queste sono le frustrazioni di chi tutto qua e tutto di là, dannaci di presa, la mia urgenza era solo una, sparecchiare in fretta il set e passare d'altro, giravo un film pensandone un altro. Fare una rivelazione clamorosa, la mia musica danza orientale che è registrata, depositata tutto quanto è stata totalmente improvvisata e trasformata questa sera, quindi ho composto in questo momento. Bravo, bravo. Allora a questo punto un'altra piccolissima, giuro, chicca, da Sono apparso alla Madonna, sempre di Carmelo Bene, dove si parla di capricci, due righe, giusto due righe, con un inedito Cascata di note di Max Mura, sempre tua Max, ma sei incredibile però, sempre componi. Allora, sì, da Sono apparso alla Madonna, Sono apparso alla Madonna. Capriccio seguì un altro capriccio, capricci, secondo il mio rovinoso film, rovinoso in tutti i sensi, incluso quello della moneta. Capricci era un mélange di Ardennes o Feversham e di una Manon che avevo progettato anni prima, accanto ad Anne, Wian Sesky. Recitavano vegliardi ancora vispi, disposti a tutto come tavoli, gula e altri. Anche qui tutta una parodia assai gustosa, ma anche vistosa, plateale, dell'immagine. Un film volutamente mal girato. Molti imbecilli, tanta critica, alla Quinzaine de Réalisateur di Cannes, dove il film fu presentato, pur dedicando pagine intere e complimentando il film come la mia cosa migliore. Avevo già naturalmente dimenticato Nostra Signora dei Turchi. Si ingegnarono a imbrogliare il mio candido film e a deturparlo con le loro chiavi di lettura. E preso atto che il protagonista si suicidava tramite automobile, arma del suicidio, riferirono le automobili alla civiltà dei consumi e quindi al weekend godardiano. Niente affatto! Era quello un modo di suicidarsi come un altro, e scelsi le automobili piuttosto dei coltelli, solo perché più vistose, e la lamiera piuttosto della lametta, come ingrandimento ed esagerazione del temperino, del rasoio. E furono capaci i critici di questa sciocchezza, e non vollero notare la cosa più importante, l'unica veramente destinata a restare nel bricolage del film, questo insieme di Suzanne, di Scinte, Vecchioni, che nelle pause del set in casa di Tonino Caputo dormivano sulle pellicce acquistate in via Sagno, piene di pulci ammucchiati e seminudi, gli uni e le altre fanciulle in gran salute, vecchi, decrepiti, infartuati, di vedere tanta carne e rose a tentazione, e quasi tutti infatti estinti di lì a poco, Si voleva con quella parata decadente vecchiume, rappreso in attori e crocifissi, abbruttire ogni tentazione dell'arte, e non fu capito, capricci. E deviata la cosiddetta attenzione critica da questo sfacelo di automobili, incompresa fu la parodia della creazione per immagini, nella distruzione di tutto quanto il pittore andava creando. E il pittore Ardennes o Feversham è colui che avvelena con i dipinti, che intossica con le immagini, e il riprezzo per l'immagine si andava sempre più definendo il linguaggio parodiato,
vignettisticamente dissipato sulla via del Fonè, e tutto nella vita avviene tra i vecchi. L'antichità è invecchiata, tutte le passioni sono invecchiate. Quanta vecchiaia in quel film. Convocati al doppiaggio dal direttore di produzione, doppiaggio sommamente arbitrario perché fatto senza visivo e solo in seguito restituito al sincrono dell'ergastolano Contini, che in sede di montaggio metteva loro in bocca quanto non avevano mai detto e comunque detto in altri tempi, chiedevano per telefono i biliardi in che abiti dovessero presentarsi. Altri, che si erano curati neppure di chiederlo, si presentavano vestiti come da setti, con palandrane, cappelli e ombrellacci. E grazie. Siamo stati un po' lunghi, ci perdonerete, ci perdona soprattutto il professore. Il professore antropologo Maurizio Nocera, che solo 7 minuti ci dice, 5 minuti e poi ci dà, che ci dà un breve saggio introduttivo sul capriccio, che questa era l'anima e tu adesso dai il corpo. Allora, siamo nella seconda metà degli anni 60, 67-68. Sono anni particolarmente importanti per l'Italia. Qualcuno, non italiano, ma di fuori dell'Italia, ha deciso che la droga deve viaggiare in modo spaventoso, e soprattutto tra i giovani, i minorenni e gli scuole. Carmelo, Pitino Schipa, lo stesso Tonino Caputo, e altri ancora. In quel periodo ci sono due film importanti. Visconti non ha capito, grande regista Visconti, non ha capito, non poteva capire, c'era una differenza di età tra questi che ho citato, Visconti, Rossellini, più vicini, era Pasolino più vicino, Pasolini era più vicino, ma loro non potevano capire capricci, come non potevano capire Nostre Signore di Turchi, come non potevano capire Orfeo Nove, come non potevano capire Isaiah Riley, del film che lancia questi film nel mondo con Robert Fonda. Che cos'è questo capricci? Così come che cos'è stato il suo primo film? Carmelo fa 5 film: Nostre Signore di Turchi, Capricci, Salomè, Don Giovanni e l'altro, aiutatemi chi si ricorda l'altro film, Nostre Signore di Turchi, l'ho detto, vabbè, comunque, questi quattro sono fondamentali e il quinto, sono tutti dedicati a Lecce. No, scusa, il quinto te lo dico io, c'è la sceneggiatura, ma la RAI non aiuta Carmelo Bene, sì, perché era bigotta all'epoca, il Don Chisciotte. Il Don Chisciotte, ecco, sì, ecco, bravo. Con l'ausilio di Salvatore. Il Don Chisciotte, sì. Anche se lui, ma la RAI non gliela ha consentito. Anche se Carmelo, diciamo, mette Capricci dopo Salomè, in realtà, vabbè, poi quando uno fa una cosa, ovviamente decide lui l'elenco, ma chi vede, chi ascolta, chi legge, ovviamente si fa un'opinione personale. Però dentro a tutti questi film, Nostre Signore di Turchi, Capricci, Salomè, Don Giovanni e Don Chisciotte. Non realizzato mai. È Don Chisciotte. Sono film dentro ai quali c'è il suo sguardo sulla terra da cui egli proviene. Nostro Signore di Turchi è stato girato interamente a Santa Cesarea d'Elba, ed è stato girato riprendendo la storia di Quasimodo, di Notre Dame de Paris, e lì è Quasimodo, ma non è un Quasimodo qualsiasi, è un Quasimodo eccezionale. Chi è,
chi ha visto, io lo vedo tutti gli anni, Nostra Signora. E quindi il Santo Cesare De Capricci viene girato nella casa di un leccese, dentro la quale casa ha dormito Antonio Vassari, Calmiero Bene, era l'unico un po' più ricco, diciamo, in quel periodo leccese che si trovava a Roma e ospitava Tapparini, Vassari, Calmiero Bene. E quindi questo è il secondo film, cioè il primo a Santa Cesare Terme, il secondo a nella casa di uno leccese, il terzo Salomè e sua figlia, cioè lei dalla baracca ha una figlia che la chiama Salomè. E quindi, cioè, si concordano i due coniugi. E poi ovviamente, ecco, dico l'ultima, quello di Don Giovanni. Il Don Giovanni c'ha anche dentro Lecce, cioè nel periodo in cui Carmelo non vive ancora nella casa di via Giulia a Roma, vive in un appartamento in condominio. Ma chi c'è su quell'appartamento, su quel pianerottolo dove da una parte dorme Mancinelli, Carmelo Bene ed altri, e di fronte chi c'è? Vittorio Bodini. Vittorio Bodini. E il Don Chisciotte è Vittorio Bodini. Cioè il film Don Chisciotte, che è stato poco visto da molte persone, è impersonato da